Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Totti e Ilari, Albano e Romina, due coppie che hanno fatto sognare ad occhi aperti milioni di fan. Cos'hanno in comune? Ecco verità sconcertante. Quattro persone molto conosciute, due storie che hanno coinvolto emotivamente milioni di fan e che hanno messo la parola fine ai loro rapporti matrimoniali. Nel tram tram mediatico ecco cos'è emerso, la verità lascia tutti senza parole. Totti e Ilari, Albano e Romina, i personaggi del cuore. Albano e Romina si sono conosciuti e sposati negli anni 60, è stata una storia d'amore bellissima che ha coinvolto nella loro felicità milioni di generazioni. Tra una tournée e l'altra si sono supportati, amati a volte, allontanati. La loro unione fu benedetta dall'arrivo di Ilenia, Ilari, Cristella e Romina Jr. La vita è stata crudele con i due cantanti che nel 1994 hanno letteralmente conosciuto la sofferenza. La primogenita scomparve e da quel momento non fu mai più ritrovata. Dopo questo spiacevole episodio iniziò una profonda crisi, nella quale ci sarebbe stato anche un tradimento di Romina con l'attore Lorenzo Crespi. Albano ha più volte confessato che sperava con tutte le sue forze in una riappacificazione, ma così non è mai stato. Totti e Ilari possono essere considerati la coppia moderna di Albano e Romina, sono stati insieme per più di 20 anni ma all'improvviso, dopo tre figli e tanto amore, a luglio di quest'anno è finito tutto. Ma com'è possibile? Cos'è successo? Il giallo sulla loro storia si infittisce e da breve dovrebbe essere spoilerato un segreto sconvolgente che spiegherebbe il perché di questa decisione. Nel frattempo sappiamo, visti i numerosi gossip, che Totti si è accompagnato a Noemi Bocchi mentre Ilari a qualcuno di ignoto. I quattro VIP hanno una cosa in comune ed è sconvolgente. Non possiamo negare che Ilari, Totti, Albano e Romina hanno sconvolto l'opinione pubblica conscia del fatto che niente e nessuno li avrebbe separati. Le due storie hanno lasciato e generato un vuoto incolmabile nei fan più affezionati e dopo diverse analisi, ecco cos'è emerso. I quattro VIP hanno in comune il fatto di aver provocato un immenso dolore in chi credeva in loro, non negli affetti più vicini. Quello è inevitabile, i figli soffrono, i genitori soffrono, i parenti, gli amici e così via. Albano, Romina, Totti e Ilari hanno ferito in modo inconsapevole i loro fan. La verità è sconvolgente, com'è possibile? Ma com'è possibile che milioni di sconosciuti stiano così male per due coppie che hanno deciso di vivere la propria vita intraprendendo percorsi differenti? La società ha bisogno d'amore. Ha bisogno di qualcosa in cui credere, ha bisogno che oltre le bruttezze quotidiane ci siano qualcosa di saldo, pulito, forte, duraturo. Vedere cadere due matrimoni di una portata così importante dal punto di vista mediatico, è stato un colpo al cuore. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.